Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, ha consegnato gli attestati a 46 nuovi tutori per minori stranieri non accompagnati. Sono 46 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato, superando la selezione finale dell'edizione 2024, allo specifico corso di formazione organizzato dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, come previsto dalla legge nazionale 47/2017. A loro sono stati consegnati a Palazzo Bastogi i relativi attestati dalla stessa Garante. I tutori e le tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minore età straniera in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone che, come sappiamo, sono persone particolarmente vulnerabili, sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili, perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Ecco quindi che il ruolo di tutrice e tutore volontario rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili ed inclusive. Dà valore altresì il senso importante di quell'alleanza tra istituzioni e società civili che vivifica più che mai il vivere civile. Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una bimba, ad un bimbo che arrivano nel nostro territorio, che arrivano in Italia. A volte c'è qualcuno che con la cultura dell'allontanare non li fa sentire a casa propria. Noi invece vorremmo che queste ragazze e questi ragazzi si sentissero parte di una comunità, potessero crescere aiutati e supportati da altri cittadini del nostro paese che li fanno sentire a casa. Questo è il bello, questa è la valenza. Io quindi, quando mi è stato chiesto di essere qui, ho detto subito sì, perché la Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di accoglienza, la Toscana è una terra che non si volta dall'altra parte. La nostra festa della Toscana l'abbiamo dedicata a Don Lorenzo Milani e in quel I care, in quel prendersi cura, ci sta la nostra idea di Toscana. A Palazzo del Pegaso il ricordo dei fatti di 80 anni fa, quando il 13 aprile del 1944 a Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, fu evitata una strage. In un convegno si ritorna su quei fatti. Era il 13 aprile del 1944 quando la Guardia Forestale Mario Battisti riuscì a fermare i nazisti ed evitare un'altra strage a Badia Prataglia, nello stesso giorno in cui altri innocenti venivano trucidati a Vallucciole nel Casentino. Per onorare la sua memoria, il suo coraggio e il senso del dovere, si è svolto nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso il convegno Gli Occhi della Ragione, Badia Prataglia, 13 aprile 1944. La finalità del convegno è stata proprio quella di onorare la memoria dell'evento a 80 anni di distanza, ricordare il coraggio e l'altruismo di Battisti, il cui intervento fu decisivo per evitare una strage di civili, come avvenne nella stessa giornata a Vallucciole e in altre località casentinesi. Nel corso dell'incontro è stato proiettato un video con il racconto del partigiano Pasquale Donati, detto il Moro. Quest'anno ho percorso in lungo e largo il territorio aretino per ricordare gli 80 anni da numerosi drammatici avvenimenti che hanno riguardato la nostra storia. E sono stato anche a Badia Prataglia, dove nel comune di Poppi ho potuto conoscere la storia di Mario Battisti, questa guardia di finanza di origini del nord che riuscì a sventare una strage e salvò 44 vite. E ricordando il Talmud, chi salva una vita salva il mondo intero, avrebbe salvato 54 mondi, ecco, lasciatemi dire questo, quindi rendiamoci conto della grandiosità di quello che ha fatto Mario Battisti. Queste situazioni, questi gesti eroici costituiscono un esempio per tutte le giovani generazioni. A nostro avviso ricordare è fondamentale perché nella storia non succeda più quello che è accaduto non troppi anni fa. Fra l'altro noi siamo stati
al centro della linea gotica, al centro del fronte, quindi abbiamo anche purtroppo pagato pesantemente con tutta una serie di stragi che negli anni 44 e nella fine della guerra hanno segnato il Casentino in tanti luoghi. Ecco, quello che poteva accadere ed è accaduto per esempio a Vallucce, a Partina, al Moscaio, poteva accadere anche a Badia Pratalia, e il gesto eroico di Mario Battisti ha consentito che tanti giovani di allora potessero oggi essere in Casentino, e abbiamo davvero solo da ringraziare questa grande persona. La Banca della Memoria del Casentino è un archivio audiovisivo che raccoglie centinaia di ore legate ai racconti di vita del territorio casentinese e toscano, e con una sezione molto importante legata ai racconti del passaggio del fronte, l'8 settembre e i ricordi di guerra. Tra questi ricordi abbiamo voluto riproporre la storia di Mario Battisti, che appunto a Badia Prataglia compie un atto eroico salvando decine di persone dalla fucilazione da parte dei tedeschi durante il 13 aprile, che è una data importante per il Casentino perché comunque fu commessa una strage efferata a Vallucciolo e in altri piccoli borghi sempre del Casentino. In quella situazione mio padre è uscito di casa che non sapeva cosa stava succedendo, e poi si trova davanti a un capitano, che credo che sia un capitano, e lì a tu per tu si mettono a parlare in tedesco, insomma. Non so che cosa si sono detti, perché sicuramente nessuno capiva nulla, va bene? Però insomma, ha avuto il coraggio di controbattere a questo ufficiale ed è riuscito, quindi la cosa è bellissima. Il 7 ottobre del 2023 l'attacco di Hamas a Israele, da cui è scaturita la guerra che tutt'oggi flagella il Medio Oriente. In un docufilm, Screams Before Silence, si parla delle violenze sessuali che sono state perpetrate dai terroristi. Si chiama Screams Before Silence, il docufilm che esplora la violenza sessuale durante l'attacco guidato da Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023 e che è stato proiettato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Il docufilm fornisce una realtà dei massacri di Hamas attraverso la lente di sopravvissuti agli ostaggi, vittime di stupro, numerosi testimoni oculari, soccorritori, esperti medici e forensi. È un invito all'azione che unisce più organizzazioni per essere solidali nel dire che questi atti disumani vanno oltre il punto di svolta dell'umanità. Questa è un'azione globale che non deve mai essere tollerata e richiede un'azione invece del silenzio su tali atti disumani. È un'attuazione concreta di quella mozione che fu approvata anch'essa all'unanimità per la introduzione della definizione di antisemitismo così come delineata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che tende a equiparare la lotta all'antisemitismo alla lotta all'antisionismo. Noi siamo qui per dire con forza, con determinazione, che non possiamo tacere di fronte alle violenze, ai soprusi subiti dalle donne israeliane dopo, ecco, il 7 di ottobre, e che dobbiamo impegnarci concretamente in tutte le sedi per dire stop alla violenza. È un impegno continuo, un impegno concreto che il Consiglio regionale ha portato avanti in diverse direzioni, sotto diversi ambiti, e che continuerà a farlo. Sì, è un tema molto delicato e come donna non potevo voltarmi dall'altra parte. Il tema della violenza sulle donne usata come crimini di guerra, come in questo caso, è un tema che non può avere distinzione di colore politico, deve essere un tema trasversale, un tema che è stato accolto, e qui voglio ringraziare tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per aver permesso il gruppo della Lega, ma tutto il Consiglio regionale in questo caso, di proiettare questo docufilm. Sul tema della guerra su Palestina e Israele abbiamo parlato tanto, ma questo non è il momento di intraprendere quella che è la discussione politica, la visione politica di chi
si schiera da una parte o chi si schiera da un'altra. Questo è il momento di restare uniti. Questo è un docufilm che io ho avuto modo già di vedere preventivamente ed è molto toccante, perché quando si parla di donne appunto violentate come crimini di guerra, quindi utilizzo della persona e della figura della donna per mandare un messaggio chiaro, quello del controllo di un'intera nazione, di un intero popolo, di un'intera situazione drammatica come quella che stanno vivendo in questo momento quei territori, è un messaggio che non può passare in silenzio, è un messaggio che deve mandare forte tutta la politica, indistintamente dall'appartenenza e dal colore, perché non si può strumentalizzare il corpo di una donna per crimini di guerra. Questo è un crimine che io ho definito crimine contro l'intera umanità, perché ecco, i racconti di queste donne che sono sopravvissute, i racconti anche dei medici che hanno curato loro, ma anche hanno raccolto anche corpi purtroppo di persone decedute, sono dei racconti veramente toccanti che portano a una riflessione politica di quanto la donna vada ancora oggi tutelata, difesa in tutte le istituzioni, in tutti i luoghi dove ognuno di noi ha l'onere e l'onore di rappresentare anche tutte le donne che non hanno voce in questo momento. Innanzitutto lo scopo di questo evento è quello di creare un momento di responsabilità politica e quindi la nostra associazione è particolarmente grata al Consiglio e alla Regione Toscana per aver all'unanimità approvato e fatto proprio questo incontro e quindi la volontà di trasmettere questo video Screams Before Silence, che è un documento che vuole non solo diciamo raccontare quella che è la verità e quindi ricordare che Israele è stato trascinato in un conflitto che assolutamente non voleva e non desiderava, e quindi ricordare allo stesso tempo che non si può mettere sullo stesso piano aggressore ed aggredito, ma anche mostrare in modo chiaro come la violenza sulla donna è uno strumento, è stato utilizzato come un vero e proprio strumento di guerra, cioè la volontà di annientare la donna nella sua capacità procreativa vuol dire anche annullare la possibilità ad un popolo di crescere, quindi annullare questo popolo e distruggerlo. E purtroppo questo è uno strumento che è stato utilizzato non solo in Israele, ma anche in altri conflitti più recenti, bisogna dire. E ci teniamo anche a sottolineare che, per esempio, al Senato è giacente anche un progetto di legge proprio che vuole introdurre un reato universale della violenza sulla donna come strumento, diciamo, genocidiario. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.